Vedermi in bianco e nero è stato emozionante anche perché si percepisce già dall'inizio, già da subito, l'immenso amore che secondo me il regista ha per Cinecittà e per il cinema italiano. E da qui anche nasce la scelta di volerlo girare in bianco e nero, in pellicola e a Cinecittà proprio. Ti dà subito quel sapore di vecchio cinema italiano, quello che ci ha reso grandi e importanti in tutto il mondo. Difficilmente li dimentichi i provini che hai fatto. Il primo andò molto bene ed era il provino per entrare alla scuola di teatro. Quello un ricordo per quanto riguarda la preparazione, che era un po' folle, perché venivo veramente da un altro mondo, non sapevo cosa fosse ed era un provino che mi ero preparato, cercando io un pezzo, un monologo e cercando anche dei partner che erano compaesani miei per riuscirmi a dare le battute, insomma. Poi il provino sono entrato, sai, a volte è una fortuna essere ignoranti perché non sai che cosa ti aspetta. Io ero completamente ignorante, quindi l'ho preso con assoluta scioltezza e andò subito bene. Poi ne ho fatti tanti altri che invece sono stati drammatici. Cioè quell'attimo che senti che stai per cominciare, che mi si azzera sempre il cervello, mi si appiattisce tutto e mi dimentico le battute. Poi con l'esperienza, col tempo, cerchi proprio di sfruttare queste tue fragilità. Abbandonare per panico no. Mi è capitato a metà del provino di abbandonare psicologicamente, nel senso che dire no, tanto non fa per me. E mi ricordo infatti un provino che feci tanti 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 anni fa per un film di Tinto Brass che capii che non era proprio per me. Poi non mi ha preso, però lo capisco. Profumo di pesche di Laura Lilovic, è un film di una giovanissima regista rom a 23 anni. E ci sono tutti Rom, sono tutti Rom. È molto bello lavorare con persone che non sono dei professionisti, che a volte mettono subito in gioco emozioni vere per riuscire a raccontare qualche cosa, insomma.